Buongiorno a tutti da Fabrizio Pozzi. In questa sessione dedicata all'intermarket analysis di fine anno si cercheranno di cogliere i temi dominanti dei mercati globali al fine di trarre poi qualche indicazione utile in ottica prospettica a livello di scenari attese per il mese di gennaio. Quindi diciamo un'ottica di breve periodo come potrebbe essere l'avvio dei mercati immediatamente dopo fine anno. Uno scenario atteso di breve periodo in sostanza. Ovviamente come sempre non è mia intenzione, questo lo ribadisco, fare proposte di investimento, disinvestimento, di acquisto, di vendita e via dicendo, ma semplicemente di proporre analisi di un certo valore qualitativo al fine che poi ciascuno decida opportunamente in base al proprio profilo atteso di rischio e rendimento. Da un punto di vista strettamente espositivo, vedremo varie angolazioni dei mercati, il lato psicologico, ciclico frattale, il momentum, l'intermarket in senso stretto e ovviamente del tutto palese, ma lo sottolineo ancora, per quello che può essere l'ambito circoscritto e ristretto dell'ora, ore 10, vedremo fin dove ci si potrà spingere del webinar, ovviamente, quindi nel contesto di un tempo che è certamente limitato e dove io cercherò, come sempre, di fare delle sintesi che ritengo essenziali da un punto di vista del focus e quindi degli argomenti che debbano essere colti in maniera imprescindibile. Come vedete dalla prima maschera in postazione, maschera che peraltro io ho già riproposto nel passato per chi ha seguito i miei webinar, partiremo con il profilo psicologico. Questa è una maschera tratta dal Semiotic Stage di Market Behavior di Woody Dorsey. E prima ancora di fare un commento sintetico alla maschera, che però, come potete vedere, si commenta da sola, molto, molto semplice di lettura, vi do un aggiornamento numerico a metà dicembre circa di quelle che sono le indagini fatte così dai principali organi americani di rilevazione dati da un punto di vista della psicologia sui mercati, quindi quelle forme di indagini doxa fatte a modi più o meno intervista o questionari. Allora, secondo Investor Intelligence abbiamo un 93% bulls, quindi rialzisti, una percentuale altissima e una percentuale assolutamente da record. E quando questa analisi viene in particolare riferita agli advisor e al versante bearish, quindi quanti advisor sono bearish dal punto di vista dell'investor intelligence, delle rilevazioni fatte, emerge che questo numero, il numero attuale è del 14,3% come advisor bearish intorno a metà dicembre, che è la percentuale più bassa degli ultimi 26 anni. Se consideriamo il ratio bull diviso bear, quindi il bull bear ratio, è attualmente pari a 4, il che significa che c'è un bear, un ribassista per ogni 4 rialzisti, per ogni 4 bulls. Se consideriamo poi il ratio bulls diviso bulls più bears, quindi un attimo la stessa cosa ma combinata in maniera leggermente diversa, vediamo che questo valore è intorno, ripeto, quindi bulls diviso bulls più bears, è intorno all'80%, che è il livello più alto degli ultimi 26 anni. Se consideriamo la rilevazione del National Association of Active Investment Manager, si rileva come il valore attuale sia al 101%, che si intende quindi che dal punto di vista degli active manager sono levereggiati long stock al 101%. Questo accadde in passato solo una volta nella primavera del 2007. Poi, infine, se consideriamo a titolo, come dire, segnaletico il fondo che sovente è utilizzato appunto da un punto di vista del valore segnaletico che dà,
il RIDEX Money Market, quindi il tipico fondo monetario, la percentuale di esposizione al monetario attualmente è la più bassa dal 2001. Questo implicitamente cosa significa? Che attualmente c'è una esposizione massima, quindi da record, su tutto il versante azionario. Ora, è chiaro che non vi è dubbio che dal punto di vista, se noi abbiniamo i numeri a quello che potete vedere, non vi è, a quello che potete vedere nella maschera, è chiaro che viene da sé che ci troviamo in una situazione attuale del tipo classificabile come mania, cioè euforia collettiva. E solo per dovere di cronaca, non è che io voglia trarre alcun tipo di conclusione, ma anche in passato ci si è trovati in forme così marcatamente espressive, appunto potremmo dire, riprendendo il termine mania, maniacali. Cito ad esempio la famosa frase del luglio del 29 del famoso economista americano Irvine Fisher, il quale appunto nel luglio 29 diceva: "We are permanently in a high plateau", cioè siamo in una, ci troviamo in un alto piano permanentemente alto, su un posizionamento azionario che è permanentemente alto, quindi come dire, da qui in poi non scendiamo, ma semmai possiamo solo salire. La storia poi sapete bene come è andata. Dal settembre del 29 i mercati poi per 3 anni hanno perso circa il 90%. Più o meno gli stessi concetti venivano ribaditi a inizio 2000, quando la comune convinzione era che il mondo internet, tutto ciò che la cosiddetta internet bubble, tutto ciò che quindi ruotava intorno al mondo internet, dovesse solo e soltanto muovere al rialzo. Anche allora la condizione psicologica e quindi i numeri, che pure magari erano anche meno, come dire, meno da record di quelli attuali, ma era del tipo assolutamente maniacale, cosiddetto maniacale. La stessa maschera, diciamo, della curva psicologica la possiamo notare vedendo quest'altra, tratta dal libro di Atwater, dove vedete che sostanzialmente quello che prima era chiamato mania adesso viene chiamato euforia, e appunto è una curva dove si passa dall'ottimismo, vedete sulla sinistra e sulla destra negli estremi la parte di ottimismo sottolineata in azzurro, vedete che si sale da ottimismo a excitement, thrill ed euforia, cioè sono proprio stadi progressivamente crescenti della cosiddetta excitement, cioè dell'eccitamento psicologico. Guardando questa figura, questa funzione che è molto simile all'altra, potremmo dire che appunto finché ci si trova in una fase di ottimismo, che lo si nota dalla parte sinistra, dalla parte destra, in situazioni ovviamente diametralmente opposte, comunque i mercati hanno ancora, dal punto di vista strettamente psicologico, ancora molto da, come dire, da manifestare, no? Sto parlando, ripeto, dal lato esclusivamente psicologico. Ovvio che nel momento in cui si sale sopra la fase di ottimismo, se diamo fede vogliamo dare fede a questa funzione, si arriva poi ad una fase in cui via via si cresce di livello e quindi ci si trova nelle condizioni in cui, come dire, se poi tutti mettono soldi da qualche parte, è ovvio che succede che poi viene a mancare chi può metterne dei nuovi per alimentare ancora una fase di crescita dei mercati. Questo banalmente è una conclusione molto, come dire, intuitiva, che viene se consideriamo la leva psicologica come importante o rilevante, come angolazione rilevante per cercare di capire dove possono andare i mercati. Premetto anche che vi è chi sostiene in maniera assolutamente esplicita che non è il caso di dare troppa fede, di prestare troppa attenzione alla leva psicologica, ma di focalizzarsi su altri elementi, su altri fattori che invece sono ritenuti più qualificanti.
Per questo però vorrei ricordare che i docenti di Harvard, i famosi Reinhardt e Rogoff, hanno scritto uno splendido libro nel 2010 dal titolo This Time is Different, cioè questa volta è diverso, in cui però rilevano come ogni volta, facendo un'analisi su ben 800 anni di storia, quindi non 80 ma 800 anni di storia, e diffusa su diversi paesi a livello mondiale, ogni volta è sempre emerso un atteggiamento del tipo che si arrivava a dire questa volta è diverso rispetto al passato, salvo poi ricadere nella stessa situazione. Direi che prendendo a prestito due frasi che a me piacciono molto perché sono molto sintetiche ed espressive quantomeno del lato psicologico, ricordo che il generale Patton dell'esercito americano, a lui imputata la frase "se tutti pensano la stessa cosa, qualcuno probabilmente non sta pensando", cioè evidentemente qualcuno evidentemente non usa il proprio cervello, se c'è questa manifestazione assolutamente assolutista dal punto di vista della percentuale espressa a livello univoco, così come anche il famoso oratore latino Cicerone amava ripetere riguardo appunto alla psicologia estesa della massa che niente vi è di più incerto del favore della massa. Quindi attenzione, se si vuol dare rilevanza alla leva psicologica, ovviamente va tenuto in debito conto quello che è stato anche non solo diciamo quella che vedete come curva psicologica di minimo, di massimo, poi ancora di minimo, come potete vedere nella raffigurazione, ma anche poi quello che è l'insegnamento del passato, e a tal proposito appunto consiglio a tutti il libro di Reinhardt e Rogoff, This Time is Different, anche nella versione italiana, perché veramente è sintomatico, emblematico di come la storia del passato possa dire parecchio da un punto di vista del ritornare poi sempre su certe situazioni. Direi che un altro modo, anche un altro aspetto di vedere la psicologia, comunque diciamo questi estremi psicologici che vengono raggiunti, ce ne sono diversi, ma uno che ad esempio a me piace e che volevo proporvi è quello, come potete vedere qui, del cosiddetto buyback. No? Il buyback è il riacquisto da parte della società che le ha emesse delle proprie azioni con lo scopo di ridurre il numero di titoli sul mercato. Diciamo anche inoltre che il buyback in alcuni casi è anche un segnale molto positivo per il mercato, in quanto potrebbe significare che gli amministratori che hanno una visione dall'interno dell'andamento della società ritengono sottovalutate le azioni sul mercato. Quindi spesso l'annuncio di un programma di buyback, di riacquistazioni, ha effetto di volano sulle quotazioni dei titoli. Come potete vedere, il buyback che io vi propongo qui, diciamo l'evoluzione storica del buyback, ha raggiunto punte estreme, quindi estrema fiducia da parte degli amministratori che davano adito quindi a riacquisto di azioni proprie delle proprie società, sino ai primi del 2008. Ricordiamo che il 2008 è il famoso anno in cui ne è successo di ogni, poi finito con il bottom del marzo 2009, ma è dopo, diciamo intorno all'autunno 2008, che è scoppiata la famosa bolla e la famosa crisi sui mercati. Quindi comunque fino ai primi del 2008 c'era questa situazione assolutamente estrema in termini di buyback, peraltro confermata, come vedete, a inizio anche del 2013, un po' come dire, è ritornata la fiducia, c'è stato un atteggiamento ancora, come dire, costruttivo da parte della fiducia da parte degli amministratori dell'andare a quindi a ricoprirsi con richiedere al mercato fiducia per questo tipo di operazione, e però come vedete siamo ad un livello che è ancora assolutamente estremo. Come ho fatto vedere prima i due precedenti chart, evidentemente anche qui quindi ci troviamo in una fase
che è quella del buyback, quindi è più specifica, ma che comunque è sintomatica pure di una forma di estremo. Attenzione poi che non è solo un problema di, come dire, di psicologia riferita al mercato in senso stretto, ma, ecco, questo io probabilmente l'avevo proposto già nel recente passato, la psicologia è anche, quindi l'analisi della psicologia è anche psicologia a livello di massa, si intende. Questo cosa significa? Che si può studiare anche il lato psicologico in senso esteso come una delle manifestazioni di mood a livello di massa, in questo caso relazionando la storia delle manifestazioni di protesta collettiva all'andamento dei mercati. Come potete vedere dalla presente chart, riferito ai casi del 1848, quindi andiamo molto indietro nel tempo, poi ancora al 68, poi ancora nell'89, nel momento in cui si sviluppavano proteste, quindi proteste di tipo sociale di ogni tipo, poi vedremo quelle più recenti rapportate invece ai tempi nostri, i mercati comunque tendevano a crescere. Come vedete questi grafici sono di lungo periodo, quindi la crescita vuol dire che nel momento in cui si sviluppavano le proteste, comunque i mercati salivano, diciamo, sono saliti comunque per qualche anno nel mentre che si sviluppavano le proteste, ripeto, nel 48, nel 68, nell'89. Qual è il dato che interessa? È che queste proteste vengono rapportate poi a cosa hanno fatto i mercati. I mercati in questi tre casi cosa hanno fatto? Hanno continuato a salire, sì, ma raggiungendo un top, cosiddetto top denominato da onda B, chiamiamola onda B, che poi altro non ha anticipato una successiva C che in tutti e tre i casi si è verificato. Quindi nel corso delle proteste i mercati salivano e continuavano a salire, salvo però arrivare ad un punto di top che poi avrebbe anticipato un punto di svolta che sarebbe durato poi comunque anche quello qualche anno. Ora, fatta questa premessa, se noi andiamo a vedere, a rapportare la stessa cosa, la stessa informazione ai tempi diciamo nostri, quindi a quella che può essere la nostra situazione più recente. Ecco, vedete, qui noi dobbiamo partire, possiamo partire dal bottom famoso del 2008-2009. Dunque, qui vedete che c'è una sorta di mini storia delle proteste che dal bottom del 2008-2009 si sono via via sviluppate. Ora, come potete vedere, vi sono diverse tematiche che, siccome sono di storia recente, si possono ricordare tranquillamente, no? Vedete ad esempio il 2008 le proteste in Irlanda, Thailandia, Grecia, 2009 le elezioni in Iran, 2010 in UK le proteste studentesche, poi la primavera araba del 2011, poi nel 2013, quindi quest'anno, le proteste in Egitto, in Turchia, in Brasile e numerosi altri paesi. Io aggiungerei altro come dato estremamente recente, anche se ovviamente ci si augura che la cosa poi rimanga circoscritta, che anche comunque in Italia negli ultimi giorni, settimane, anche si è aggiunta anche quella dei cosiddetti forconi, che per carità probabilmente si augura rimarrà anche su una su una dimensione ben diversa, più circoscritta rispetto a quelle citate qui, ma comunque che fa parte di una situazione generale, globale, di malessere che viene palesata in varie forme di manifestazione. Potrei aggiungere anche per completezza che oltre a queste, normalmente in periodi storici di un certo tipo si manifestano anche le forti richieste di indipendentismo. Vale una per tutti, la Catalogna, Barcellona, la Catalogna, che quindi continua a fare adesso più, sicuramente più di prima, pressioni per rivendicare il proprio indipendentismo rispetto alla Spagna. Quindi tutta una serie di motivazioni. Ecco, allora, se rapportiamo questa manifestazione di psicologia di massa a livello di atteggiamento, a livello di socionomics, come appunto dicono gli esperti,
e la rapportiamo a quello che era stato il passato, e la deduzione qual è? Che nel passato, nelle tre recenti situazioni, 1848, 1968, 1989, abbiamo avuto delle proteste in cui, durante le quali i mercati salivano, perfetto, ma poi in tutti e tre i casi si è arrivati ad un top che ha originato poi un movimento ribassista che è durato diverso tempo. Ecco che la conclusione, che può essere ovviamente condivisibile o meno, chiaramente, a cui arrivano gli esperti di socionomia, è che, attenzione, se il passato ha una sua valenza, stiamo arrivando qui in una situazione in cui le proteste che montano, che continuano, che si determinano un punto che stanno definendo un punto che può essere molto vicino al top, oltre al quale poi c'è da aspettarsi che i mercati possano rigirarsi e scendere anche per qualche tempo. Questo è un punto per dare un'idea per rapportare la situazione attuale, assolutamente a oggi, a quello che è stata il passato, e quindi il binomio tra forma di proteste a livello globale e reazione dei mercati. Quindi, a livello di psicologia comportamentale, in generale emerge che, da un lato, euforia, grande euforia in senso stretto, in ottica strettamente legata ai mercati, dall'altro, i diffusi movimenti di protesta su scala globale storicamente hanno anticipato importanti top di mercato. Quindi questa è, per quanto riguarda, la leva cosiddetta psicologica. Ovviamente, come ho detto prima, si può poi considerarla strategica o meno dal punto di vista dell'importanza, ma ovviamente è mio dovere esporla da un punto di vista almeno della conoscenza. Poi, come ho detto prima, ognuno potrà trarre le indicazioni che meglio crede. Passiamo adesso alla parte bond. Ecco, prima però di proporvi questo, avevo altre due chart molto importanti da farvi vedere, e che sono esattamente due chart di lunghissimo periodo che io avevo, che ho già riproposto nel corso dei precedenti webinar, e che sono per me sempre punto di partenza per poi impostare una discussione che abbia senso da un punto di vista del lungo periodo, ma che ovviamente poi ha le sue implicazioni anche nel breve. Ecco, come vedete, questa è l'ho proposta più volte, è molto sintomatica perché parte tratta da un'analisi di Prechter di un paio d'anni fa, che io poi ho riportato sul mio libro pubblicato nell'ottobre del 2012, cioè Vincere con l'Intermarket Analysis, ed è una analisi ciclica molto molto interessante, perché dai pallini blu che vedete, azzurri che vedete, in coincidenza con i cosiddetti cicli di Kondratiev, quindi cicli di lunghissimo periodo, sono stati colti dei minimi molto importanti a livello di yield, di rendimenti, no? Quindi tra il 1880 e il 1900, poi subito intorno agli anni del 50, 1950 più o meno, e poi intorno a questi anni, intorno al 2013, si arriverebbe ad un punto di minimo tale per cui l'aspettativa può essere effettivamente che i tassi da qui in poi possano avere una evoluzione di lungo periodo. La stessa cosa, in maniera molto interessante sempre, è confermata ugualmente da quest'altra maschera, anche questa che si trova pubblicata sul mio libro, io ho tratto da una rivista curata da Martin Pring, dove vedete che sulla sinistra avete una gamba cerchiettata sulla sinistra di 33 anni di crescita. Qui stiamo parlando di bond dal punto di vista del prezzo, quindi non del rendimento, ma del prezzo. Avete una salita, vedete in pratica in questa chart come ci sia una forte simmetria comportamentale.
all'inizio siamo intorno al, prima del 1900, intorno al 1870, abbiamo una crescita pressoché ininterrotta per 33 anni, poi una flessione di 21, un'ulteriore crescita di 21 e poi per 40 anni si scende. Quando poi si arriva al punto di minimo, che ho indicato 1980, vedete che c'è 25 anni. Però 25 anni, questa è un'informazione che era portata a quando era stata pubblicata la rivista di Pringle. Se noi rendiamo attuale il punto di minimo 1980 e sommiamo gli anni che da 1980 arrivano oggi, sono esattamente 1980-2013 33 anni, cioè quei 33 anni che inizialmente dal 1870 al 1903 avevano visto una crescita della parte dei bond a livello di prezzo. Quindi se c'è un rispetto anche qui delle simmetrie, delle ciclicità di lunghissimo periodo, come vedete, a fronte di 33 anni all'ora di crescita e poi 21 di flessione, 21 di crescita, 40 di nuova flessione, ci si trova a essere un punto che potrebbe essere di assolutamente perfetta simmetria rispetto ai 33 precedenti del 1870-1900 e quindi giustificare da un punto di vista ciclico, a conferma della precedente chart vista, uno swing ribassista del mercato obbligazionario. Quindi diciamo che in una qualche misura, pur nella loro diversità, queste due chart di lunghissimo periodo tendono in qualche modo a confermarsi. Al di là, poi ecco dunque, adesso poi andiamo invece nella parte più recente, diciamo comunque a parte quello che suggerisce in modo molto evidente la ciclicità di lungo periodo, nonostante la Fed continui a ripetere che i tassi dovranno rimanere molto bassi sino a che la disoccupazione va decisamente sotto il 6,5%, questo ribadito da Bernanke poco prima di Natale, quindi attualmente la disoccupazione è al 7%, Bernanke ha detto che deve scendere molto in maniera marcata al di sotto del 6,5%, e quindi finché questo accade sarà effettivo, dovremo aspettarci tassi molto bassi. Il mercato però in realtà sembra pensarlo un po' diversamente. E questo direi, credo che possa essere ascritto ad una duplice ragione. Primo, se il processo di deleveraging, cioè il rientro dalla massa globale di debiti in circolazione, è già iniziato, e il 18 dicembre confermerebbe in qualche misura che è già iniziato, perché si è passati, come ha detto lo stesso Bernanke, la Fed, da 85 billion di titoli acquistati mensilmente e costantemente in passato, si è scesi a 75 billion. Quindi c'è un primo spunto, un primo step da parte della Fed che effettivamente qualcosa sta cambiando e si sta andando in direzione del leveraging. Allora, però, se questo è vero e se si va come si dovrà andare, prima o poi certamente in questa direzione, è ovvio che questo implica una minor liquidità iniettata nel sistema, e questo ovviamente non può che significare una pressione al rialzo dei tassi. Addirittura qualcuno parla di skyrocketing yield, cioè di yield che potrebbero schizzare alle stelle nel caso in cui il mercato percepisse una sorta di crisi da liquidità, e quindi nel caso in cui il mercato cominciasse a apprezzare il fatto che in realtà si va verso un deleveraging non soft ma piuttosto marcato. Poi attenzione, seconda ragione, se il cosiddetto tapering, cioè la riduzione via via diciamo lenta, progressiva ma lenta, dell'acquisto titoli dovesse rimanere sempre molto contenuta, quindi nella sostanza la Fed dovesse continuare in realtà in una certa misura a continuare a pompare liquidità del sistema, quindi si è passati da 85 billion a 75 billion, ma anziché poi scendere ancora si rimane lì, perché la Fed in un qualche misura potrebbe avere dei timori a scendere troppo progressivamente nell'acquisto dei titoli, quindi nel dare con il timore di dare un segnale pesante ai mercati azionari. Se questo avvenisse, quindi con un tapering molto, molto soft, quindi il mantenimento di una situazione molto simile a quella attuale,
In realtà, comunque, il continuare a pompare liquidità significherebbe implicitamente creare aspettative future di iperinflazione attesa. Quindi nell'un caso, quindi deleveraging, processo di deleveraging, nell'altro caso, quindi tapering molto soft e creazione di aspettative da iperinflazione, il mercato poi andrebbe a recepire che i tassi comunque sono destinati a salire. Quello che vedete peraltro nella figura che io vi propongo del trentennale americano in termini di yield è che a fronte di una formazione più grande di teste spalle bottom se ne sta formando poi una di grado minore, diciamo che il target di questa configurazione potrebbe essere complessiva intorno al 4,20 più o meno. Qui però appunto a conferma c'è stato un tentativo dello yield di scendere, ma in realtà pare che si stia formando una formazione del tipo teste spalle rovesciate di brevissimo periodo. È ovvio che questo alimenta la convinzione che, per quanto poi le banche centrali dicano no, noi abbiamo bisogno di tassi bassi assolutamente per X ragioni, per varie ragioni, che ovviamente io non sto qui ad elencare anche perché non è la sede adatta, e però il mercato vedete che tende poi a reagire in un altro modo. Se noi consideriamo poi il canale di lunghissimo, diciamo lo stesso grafico ma in ottica di lunghissimo periodo, ecco, come vedete, partendo addirittura da lontano, quindi dal top degli yield del 1980, quando erano diciamo a livelli intorno al 15%, poi si è sviluppato un canale ribassista di lunghissimo periodo. Voi vedete che effettivamente se si arriva in tangenza al massimo, non oltre, al 4,30 e poi si comincia a scendere, vuol dire che comunque il diktat della Fed, delle banche centrali, viene seguito dai mercati, si ritorna all'interno del canale e probabilmente questo potrebbe in ogni caso giovare ancora ai mercati, anche ai mercati azionari. Va da sé che se dovessimo andare in breakout sopra il 4,30, questa è una configurazione, come vedete, di lunghissimo periodo, è ovvio che il target minimo di questo canale al rialzo, proiettato al rialzo, quindi se prendete la barra viola e la proiettate al rialzo, ed è un target minimo, è intorno al 6-6,5%. Ora, se si andasse quindi al breakout, quali potrebbero essere le implicazioni per i mercati azionari? Allora, secondo molti economisti, nessuna in particolare, cioè in realtà il tapering, cioè il fatto che comunque si debba mettere mano al deleveraging e bene o male questo inciderà, dovrà incidere necessariamente sul rialzo dei tassi, non dovrebbe preoccupare più di tanto, perché se l'economia dovesse entrare in una fase espansiva, è chiaro e normale che la dinamica dei tassi si trovi ad assecondare il tutto al rialzo. Ora, io potrei anche teoricamente concordare con questo, però a patto poi che si verifichino delle condizioni che al momento sinceramente mi sembra percepire solo come teoriche, ovvero il tasso di disoccupazione attuale al 7%, chiaro che deve scendere, come da indicazione del Fed, verso il 6,5% e anche molto sotto, perché questa sarebbe la manifestazione più evidente che il lavoro comincia ad essere una variabile assolutamente dinamica. Vorrei anche ricordare che, a tal proposito, Meredith Whitney, che è una importante analista di Wall Street, ha scritto uno splendido libro di analisi sullo scenario atteso per gli Stati Uniti nei prossimi anni, quindi sul fatto che vi saranno delle città che soffriranno particolarmente questo stato generale di indebitamento a fronte di altre che invece magari potranno sfruttarlo al meglio, e comunque individua nella variabile lavoro la variabile chiave assolutamente, a suo dire, più importante ancora della variabile debito. Cioè è importante perché si possa ipotizzare che ci sia effettiva ripresa da qui ai prossimi mesi, anni, che effettivamente la variabile lavoro torni ad essere centrale da un punto di vista del rilancio dell'economia. E questo viene focalizzato molto attentamente. Quindi comunque certamente ci si deve attendere che vi sia una
si deve assolutamente tenere attenzione al fatto che si muova e ci si muova nella direzione detta della 6,5%, che poi deve diventare ulteriormente più bassa, come da diktat della Fed. Non solo, ma io mi aspetterei anche che le commodities debbano in un qualche modo confermare questa ripresa. Non riesco a immaginarmi che le commodities vadano in direzione opposta se ci deve essere ripresa. E peccato che se noi comunque andiamo a guardare a oggi il CRB Future, per esempio, sintomatico, diciamo l'indice sintetico delle commodities, vedete che la sua definizione è molto di tipo distributivo e molto poco, al momento almeno, di tipo da rilancio economia. Se poi volessimo, per essere anche più completi, andare a vedere cosa sta facendo il copper, cioè il rame, che è un indicatore chiave dal punto di vista della produttività, ecco, voi vedete che c'è una configurazione mensile di lungo periodo in cui c'è stata una testa e spalle, rottura della neckline, classico pullback che è in corso. Ecco, è ovvio, se questo pullback poi viene violato e quindi c'è un movimento autentico di recupero che va al di sopra della neckline che voi vedete in giallo, e quindi si ritorna in direzione 3,50 almeno verso 400, ovvio, il pattern verrebbe annullato e l'informazione sarebbe a conferma di una ripresa. Ma se questo è semplicemente stata rottura, un pullback che preclude poi ad una nuova fase di discesa, evidentemente anche qui è importante avere delle conferme assolutamente chiare. Poi attenzione anche a un'altra variabile molto importante, che è quella della consumer confidence, cioè la fiducia ai consumatori. Allora, la fiducia ai consumatori, innanzitutto ricordo che normalmente i consumi incidono per i 2/3 sul PIL, quindi il fatto che i consumi vengano sempre monitorati con una attenzione viscerale ha un suo perché. Poi magari se faccio tempo farò anche qualche considerazione minima sul Giappone, ma adesso mi interessa, questa è la classica chart della fiducia dei consumatori del mercato americano. Allora, qui il dato assolutamente, che deve far riflettere è che quando si era al top del 2000, il valore della fiducia dei consumatori di questo indice era sopra 140. Ora, se noi prendiamo i minimi del 2009, quindi vediamo che dai minimi del 2009 poi è risalita la fiducia dei consumatori, attualmente però, a fronte di mercati azionari, pensiamo all'S&P che è andato ampiamente oltre 1008, quindi bruciando i precedenti top del 1552 del 2000, di 1576 del 2007, quindi di parecchio sopra, però vedete che la fiducia dei consumatori, se relazionata al top del 2000, è assolutamente alla metà come valore. Ora, se a questo aggiungiamo che il cosiddetto Obamacare kick-off, cioè il pronti via, il calcio d'inizio della riforma dell'healthcare di Obama prevista per il 2014, prevede all'incirca una spesa media per ogni famiglia, diciamo famiglia media, di $1,000 mensili, perché è ovvio che ha un impatto, se ne è discusso a lungo, ha creato molti malumori, però adesso si dovrebbe essere al punto di via, no? Ecco, se questo effettivamente, questa stima da $1,000 mensili circa per le famiglie medie americane, dovesse ulteriormente impattare sulla variabile consumi, è chiaro che comunque verrebbe a mancare, almeno io poi faccio riferimento a quello che vedo, come vi sto mostrando graficamente, cioè quindi a quello che anche voi potete cogliere da un punto di vista dell'informazione del mercato, ovviamente, perché poi quando si parla di variabili come la disoccupazione, si fanno vari tipi di disquisizioni, ma siamo su una
un piano molto teorico. Poi però quando consideriamo delle chart in maniera concreta, possiamo anche trarre delle informazioni aggiuntive. Quindi anche qui va bene quello che dicono gli economisti, cioè non preoccupiamoci più di tanto se aumenteranno i tassi, d'accordo, però allora anche qui dobbiamo aspettarci di vedere la variabile consumi girarsi al rialzo e girarsi in maniera direi convincente. Direi poi non solo, un'altra variabile io mi vorrei aspettare che si muova in modo convincente, ed è esattamente il ratio, adesso vado a recuperare, che anche questo l'ho proposto altre volte, però mi piace sempre molto come tipo di informazione, anche visto che stiamo parlando di eventuali, appunto di quello che gli economisti sostengono, quindi diciamo di un link economia e mercati, ecco, questa è un grafico sempre tratto dalla rivista di Pring, che a me piace molto perché mette in comune, associa che cosa? Quello che vedete sotto, in particolare, quello sottolineato in giallo, il ratio S&P, quindi l'indice S&P, a M2, cioè la variabile monetaria, l'offerta di moneta, entità, quindi M2 intesa come offerta monetaria. Ora, voi vedete, dove ho disegnato quella funzione crescente in verde, cosa significa questo? Che quando eravamo nel ventennio 1980-2000 e quindi eravamo chiaramente in un bull market, l'S&P rapportato alla variabile M2 assolutamente performava senza problemi la variazione di offerta di moneta. Questo cosa vuol dire? Che man mano che veniva, il sistema veniva incentivato con offerta di moneta per tenere l'economia in una fase comunque diciamo di tipo espansivo, in ogni caso la variabile S&P risultava dominante, quindi c'era una politica monetaria che lavorava in positivo per favorire la vera espansione economica. Vedete poi che dal 2000, inizio del secular bear market, questa funzione, nonostante l'S&P dove sia andato, e però vi faccio anche notare in alto, dove c'è scritto appunto S&P Inflation Adjusted, che quello è il valore dell'S&P reale, cioè aggiustato per l'inflazione, e vedete che quello che si nota da quel tipo di grafico dell'S&P è un po' diverso rispetto al grafico lunare, cioè espresso a valori nominali che tutti guardano e che è quello ovviamente che è il riferimento sempre normalmente per quanto riguarda le analisi che si fanno, in particolare quelle tecniche. Quello inflation adjusted, quindi a valori reali, ha una situazione da triplo top piuttosto in una fase semmai di indebolimento. Ma oltre a quello a me interessa appunto far vedere che relazionato, l'ho cerchiettato con un colore rosa, dove c'è scritto another sales signal. Voi vedete che quella è un'indicazione del ROC, quindi di momentum, riferito al ratio S&P su M2, cioè che effettivamente non solo c'è una fase che dal 2000 è totalmente diversa da un punto di vista del ratio S&P M2 e quindi dell'informazione che viene data linkando economia e mercato, politica monetaria e mercato, ma che ancora l'indicatore di momentum evidenzia una fase di swing down, cioè di una, come dire, che si è arrivati alla in tangenza a livello della retta di tangenza, e probabilmente, come segnale da momentum, l'indicatore è ancora pronto a svoltare al ribasso. È ovvio che anche questa è una situazione che va considerata a mio avviso da monitorare, perché ripeto, se i tassi, io posso concordare alla fine con quanto dicono gli economisti in generale, diciamo almeno la maggior parte degli economisti, però è anche vero che devo poter pensare, ripeto, che il tasso di disoccupazione muova veramente verso il 6,5 sotto, le commodities abbiano un movimento up, il consumer confidence, quindi la fiducia dei consumatori, finalmente non sia la metà di quella del 2000, ma che abbia una fase davvero di recupero, che la politica monetaria cominci ad essere veramente performante e non come sembra che si veda ancora da questa chart,
E poi attenzione che non dimentichiamoci poi anche di, visto che stiamo cercando di capire dove potrebbero andare i mercati qualora vi fosse un rialzo dei tassi, non dimentichiamoci poi di un'altra, ecco, ve la propongo subito, di un'altra maschera che a mio avviso è centrale da questo punto di vista, e che è quella del cosiddetto margin debt. Anche qui io l'ho proposta più volte nel corso, questa dovrebbe essere la più aggiornata, credo, i primi di dicembre, l'ho proposta più volte ed è una variabile assolutamente centrale qui qualora si andasse verso una direzione di rialzo tassi e dal punto di vista dell'impatto sui mercati. Cioè, margin debt si intende l'acquisto dei titoli sul NYSE con denaro preso a prestito dalle istituzioni finanziarie. Voi vedete, e non solo, aggiungo anche che secondo diversi osservatori e analisti, molto del rialzo che si è sviluppato nei recenti tre, quattro anni, dal 2000, dai minimi del 2009, è stato dovuto proprio a un uso massiccio, come vedete, che l'ha portato su livelli record, a 400 billion di dollari, del margin debt, grazie alla leva dei tassi di interesse molto bassi, molto prossimi allo zero. Quindi io mi faccio finanziare, compro i titoli, poi rimborso il finanziamento, pago un tasso di interesse che è assolutamente ridicolo, e se questo continua, evidentemente io posso continuare anche ad alimentare la variabile mercati azionari. Ora è chiaro che se però andiamo in una direzione di tassi che aumentano, e dipenderà anche da in che modo ovviamente aumentano, perché voi capite che se cominciano a panicare, come si dice in gergo e in maniera assolutamente poco, diciamo, conforme dal punto di vista dell'italiano corretto, ma se cominciano, tra virgolette, a panicare, cioè a schizzare al rialzo, voi capite bene che il margin debt non comincia ad essere una leva molto difficilmente utilizzabile per continuare a comprare titoli sul mercato, in questo caso americano nello specifico, perché ovviamente se io devo corrispondere tassi di interesse sempre più alti alle istituzioni, io andrò via via a erodere sempre più il mio gain, cioè il mio profitto sui titoli, sino potenzialmente anche quasi ad annullarlo, ad andare negativo, qualora i titoli che io dovessi andare a comprare non hanno quel range di crescita che io mi aspetto, ma che copre ampiamente il tasso di indebitamento che devo pagare, ma anzi, magari, come dire, si trovano in una fase di stanco, di prezzo che non raggiunge gli obiettivi che io posso aspettarmi, e laddove invece i tassi di interesse al rialzo tendono totalmente ad erodere la componente profitto. Quindi questa, attenzione, i tassi che rialzano e il come potrebbero rialzare, che sarà tutto da vedere evidentemente, non c'è scritto da nessuna parte, va anche molto rapportato all'impatto sul margin debt, anche perché, come dicevo prima parlando della psicologia, non è solo una psicologia sui mercati che sono tutti bulls o che ci sono percentuali da record assolutamente mai viste prime, oppure come ho fatto vedere che anche il buyback come ulteriore manifestazione di grande euforia è su livelli record, ma come potete vedere anche il margin debt è come variabile centrale nel contesto americano dal punto di vista della tecnica dell'andare ad acquisire titoli, è su livelli a sua volta molto da record, e quindi a sua volta manifestazione di un estremo comportamentale della psicologia della massa. Giusto per rimanere sempre in tema di yield, attenzione poi a qualche considerazione che si può dire, che si potrebbe fare riguardo al mercato domestico nostro. Qui vi faccio vedere lo yield decennale Italia di lungo periodo, che parte da un 13,8 del lontano 95. Come vedete si era sviluppato un test spalle molto da manuale, cioè molto ben disegnato, che poi è esploso come da aspettative, arrivando ad andare oltre al 7, si è scesi. Poi, come potete vedere, se noi consideriamo i due Fibonacci time, i punti di minimo
che evidenzio con il cursore qui e qui, e proiettando nel futuro questi punti di minimo, voi vedete che assolutamente nel punto di minimo del 50% del segmento, e che era nel maggio scorso, decennale yield italiano è rimbalzato, quindi ha avuto un movimento up fino a oltre il 5%, salvo poi riscendere. Ora ci troviamo nel mese di dicembre esattamente con un altro Fibonacci time ciclico, e attenzione che qui potrebbe in teoria, appunto, visto quello che si è detto anche prima, essere una fase in cui si inizi l'anno in teoria con una fase di rialzo tassi, che magari potrebbe anche essere un rialzo, come dire, molto breve, molto circoscritto, e però la ciclicità di lungo periodo mi alimenta questo tipo di convinzione, anche perché se poi andiamo a vedere base weekly, la stessa cosa, e vedete che al di sotto c'è un indicatore di momentum che tende ad essere progressivamente in crescita. E anche qui siamo vicini, rispetto ai due cerchi che io ho evidenziato, al 200%, e siamo proprio in questa settimana, come vedete c'è stato un movimento up in corrispondenza della settimana del 200% riferita ai due punti di top cerchiettati in viola. E quindi, che tra l'altro non è solo 200%, ma è anche un doppio setup, perché è anche la 34esima settimana rispetto al minimo fatto nel maggio del 2013. Quindi la combinazione di view mensile e view settimanale lascerebbe intuire che qualche margine, perché anche sull'Italia ci sia una, come dire, una ipotesi di fermento di tassi al rialzo, comunque c'è. Per tenere anche monitorato a livello, visto che poi qui si sta parlando a livello intermarket, e quindi perché l'intermarket sia effettiva da questo punto di vista, io consiglierei sempre di tenere monitorato anche il Dow Jones Utilities, che è un indice centrale quando i tassi tendono ad aumentare. Voi vedete che la configurazione del Dow Jones Utilities è molto diversa da quella dell'S&P e anche molto diversa da quella di altri indici settoriali che hanno caratterizzato tutto il recente rally. Dico per tutti la tecnologia, ma sono anche altri, consumer discretionary, in parte il financial. Comunque, voi vedete che è molto diverso. Ecco, io direi che a parte che vedete il breakout della linea del segmento azzurro, ma questo è un indice da seguire particolarmente, perché se effettivamente si dovesse andare, ipotesi, verso una situazione da rialzo tassi, certamente il Dow Jones Utilities ne soffrirebbe, e certamente vedremmo dei movimenti tendenzialmente al ribasso, prevalentemente al ribasso. Questa sarebbe la conferma implicita che effettivamente qualcosa si sta muovendo sulla parte rialzista dei tassi. Allo stesso modo direi di tenere monitorato anche il mercato housing market, quindi il mercato immobiliare. Come vedete è diversa la configurazione di livello di pattern rispetto alle Dow Jones Utilities, però intanto anche l'housing market è ben lontano dai massimi a 293 del 2005, quindi sicuramente un mercato che ha recuperato, ovviamente ha recuperato anche parecchio, ma ben lontano dai precedenti massimi, laddove invece ci sono indici che sono andati ben oltre i precedenti massimi, diciamo l'S&P vale per tutti. Qui siamo ancora nella fase vicino intorno all'area 200, e sarà da vedere qui se c'è abbastanza, se diciamo il momentum continua, e quindi la fase di recupero, c'è stata una fase di, come dire, correzione che però è stata immediatamente recuperata. Sarà da vedere se quindi questa parte, questo livello intorno a 210, poco più, verrà bruciato via al rialzo, quindi con il segnale che se il mercato delle case continua a salire, probabilmente perché sconta che il fatto che in realtà i tassi potrebbero rimanere davvero su un livello basso, tendenzialmente basso ancora per del tempo, oppure se invece arrivando ancora in direzione 210
sarà una fase top per poi scendere. Io direi che unendo insieme i valori segnaletici di utilities e housing market si possono trarre delle indicazioni interessanti anche dal punto di vista poi di quello che interessa i tassi, ovviamente in primis, e poi ovviamente anche per quello che riguarda i mercati azionari. Prima di vedere qualcosa poi di specifico sui mercati azionari, vorrei far vedere qualcosa come faccio normalmente a livello intermarket factor, per poi dire, beh, se gli intermarket factor sono di questo tipo, vediamo che tipo di considerazione possiamo fare sui mercati azionari in senso stretto. Allora, come sapete, chi segue da tempo i miei webinar, uno di quelli che io guardo sempre a volte all'inizio è quello dell'equity bond. Ecco qui, come potete vedere, io ho cerchiettato, ci sono i due cerchi bianchi e due cerchi gialli, a significare che la lunghezza delle due distanze in termini temporali è approssimativamente la stessa, e anche l'intensità dal punto di vista dell'inclinazione. In più, vedete che ci si trova vicino ad una fase potenzialmente di Fibonacci time pari all'1,786%, in cui potrebbe esserci uno sviga. Allora, il messaggio qua qual è? Stiamo andando ancora a rialzo, però attenzione, simmetricamente ci sono due gambe rialziste molto simili per estensione temporale e per inclinazione dell'evoluzione grafica, con un momentum che al momento, come vedete, cerchiettato sotto in verde sta tenendo, ma vicina anche ad una fase ciclica da Fibonacci time. Quindi, qui come dire, al momento stiamo crescendo ancora, l'equity sta performando il bond, ma come minimo un attimo di cautela va tenuta, proprio perché sovente nel passato, quando si verificano queste circostanze molto uguali e molto simmetriche, i mercati poi tendono a molto vicino ad operare una azione nella direzione opposta, quindi in questo caso poiché stiamo salendo nella direzione ribassista, anche se al momento ovviamente, come potete vedere, stiamo ancora in una fase rialzista. A me piace sempre molto poi associare un'idea che si può trarre sui mercati corporate in riferimento a ciò che ci potremmo aspettare. Allora, qui vedete lo yield, gli high yield, che potrebbero essere in qualche modo assimilati ai junk bond come idea, rapportati agli investment grade, che sarebbero i corporate di maggior qualità. Voi vedete che normalmente quando c'è una propensione al rischio marcata in generale, sui mercati anche azionari in particolare, gli high yield, quindi la componente cosiddetta junk bond, tende sempre a essere overperformante sulla parte di investment grade, cioè qualitativamente ritenuta di miglior profilo. Però vedete che qui, quando siamo arrivati su un punto di resistenza in cui è stato toccato 2-3 volte senza riuscire a penetrarlo, ma non solo, la sensazione è che probabilmente si stia andando alla penetrazione invece al ribasso del segmento tratteggiato in verde, no? Ecco qui il punto di potenziale breakout, laddove poi sotto, come indicatore di momentum, vedete che assolutamente il momentum rispetto al valore del prezzo del ratio sta andando in direzione assolutamente opposta. Questo alimenta la convinzione che in una qualche misura ci si trovi in una fase in cui siamo il mercato in un qualche modo sta riflettendo sul fatto che sia opportuno dare adito ancora alla fase rischi, oppure invece spostarsi su qualcosa che sia qualitativamente di maggior profilo, e quindi l'informazione implicita potrebbe riguardare appunto anche ovviamente i mercati azionari. Allo stesso modo, una maschera che io faccio vedere spesso, che a mio avviso è molto espressiva e anche da un certo punto di vista molto preoccupante, è quella per cui si associa il Dow Jones Industrial, come vedete, al Dow Jones Corporate Bond.
Ecco, come vedete, il Dow Jones Industrial, il corporate, scusate, in una qualche misura, ancora andando indietro al 2006, ha sempre, al ribasso prima, al rialzo poi, anticipato il movimento del Dow Jones Industrial, quindi dell'indicatore azionario in senso stretto. Quando poi però, a maggio 2013, c'è stato un breakdown, cioè un incrocio ribassista del Dow Jones Corporate Bond, al ribasso, in realtà poi non c'è stata più nessuna capacità di recupero. Quindi il Dow Jones Industrial ha continuato a muoversi e ad andare a rialzo verso i propri livelli attuali, diciamo, di 16.003, e invece il mondo corporate è rimasto assolutamente molto sottoperformante. Questo evidentemente deve alimentare in un qualche modo qualche riflessione. Allo stesso modo, se guardiamo il ratio silver-gold, dove silver normalmente è l'indicatore considerato risk appetite, laddove appunto il gold invece è più ritenuto difensivo, riferito ovviamente al silver, voi vedete che anche qui c'è stato il breakdown della linea viola, un pullback da manuale e poi ancora una fase tendenzialmente ribassista in cui diciamo che il gold, pur nella discesa, pur continuando a scendere, tenderebbe a continuare a sovraperformare il silver. Quindi l'informazione che se ne trae da qui è che comunque gold overperformante silver, il messaggio è di un spostamento del baricentro più verso un risk aversion che non un risk appetite. Allo stesso modo, se guardiamo poi un altro indicatore come può essere il SOX, cioè l'indice dei semiconduttori rapportato all'healthcare, cioè al farmaceutico, quindi tipicamente difensivo, ecco, voi vedete che anche qui siamo in una fase in cui certamente i semiconduttori si sono mossi meglio rispetto all'healthcare, quindi dando un segnale più positivo per i mercati. Vedete, c'è stato il tentativo di rottura del test e spalle, non c'è stato, ma è stata una fase di recupero. Però guardando sotto il directional movement, vedete che c'è una perdita assolutamente di intensità della direzionalità, quindi dell'accelerazione a livello del ratio, così come costruito. Non solo, ma se noi andiamo a vedere l'indice dei semiconduttori fine a se stesso, che è sempre un po' leading indicator per tutta la tecnologia, quindi se va bene, diciamo che dovrebbe andare bene anche la tecnologia, dovrebbe essere un segnale positivo per tutti i mercati, base monthly, vediamo che siamo sicuramente in una fase di crescita, siamo però molto vicini anche a quel 560 di livello, che è ancora un livello del 2004, cioè di 10 anni fa, che è stato testato una volta, due volte ripetutamente, tre volte per poi scendere. E non solo, ma qui ci troviamo vicino rispetto al precedente massimo, quello del febbraio 2011, alla 34esimo mese, che sarebbe adesso. Quindi attenzione, livello resistenziale molto forte a 5,60, Fibonacci time 34esimo mese, è chiaro che come prossimamente reagirà l'indice dei semiconduttori, da come reagirà si avrà un segnale non solo per tutta la tecnologia, ma verosimilmente anche per i mercati azionari nel loro insieme. Andando a vedere adesso qualcosa anche di più specifico, quindi diciamo che per quanto riguarda l'intermarket devo limitarmi a queste considerazioni, perché ovviamente poi potrei far vedere altre cose, ma considerando che il tempo è sempre tiranno e non c'è... posso ancora andare avanti un quarto d'ora, 20 minuti, ovviamente devo bypassare altre cose che avevo voluto farvi vedere. Comunque il segnale, diciamo, Intermarket mi pare abbastanza chiaro, cioè alcuni fattori sono in deterioramento, altri sono su punti cosiddetti topici, in particolare il mondo corporate. È chiaro che dal come evolveranno anche questi elementi Intermarket si avranno delle informazioni preziose sul dove ci possiamo attendere che possano andare gli indici in generale. Guardando nello specifico poi invece gli indici, dunque, ecco qui dovremmo essere,
Ecco, questo è un grafico di lunghissimo periodo del future dell'S&P 500, le mini future. Ecco, qui l'informazione che se ne ha è che, come vedete, qui è tratto dalla Signal Advanced Get e la classica barra rossa e blu è una cosiddetta barra MOB della serie Make or Break della serie, cioè del tipo può essere una fortissima resistenza insuperabile o che determinerà la fase top del mercato, oppure in caso si andasse in breakout ci sono ampi spazi perché il mercato possa salire ancora. Diciamo che intorno a 1830-35 è individuato il top di questa MOB. Il mercato, l'S&P è già arrivato a violare questo livello 1830, però siccome si tratta di una chart di tipo mensile, evidentemente va considerata, diciamo, questo valore deve essere considerato nella sua conferma a più riprese, cioè, nel senso il valore deve essere confermato a più riprese per più giorni, quindi confermarsi al di sopra del 1830 perché abbia una valenza. Se andiamo poi a vedere la stessa struttura dell'S&P su base weekly, voi vedete che dunque la barra verde che io ho indicato sotto, che ho sottolineato con la freccia vicino blu, e poi ho disegnato la barra orizzontale nera evidenziandola in verde, quella significa che dal punto di vista del momentum il trend è consistent, cioè tende ad essere forte. È anche vero però che vicino alla freccia blu che vedete c'è quella retta retta tracciata in segno negativo, che è leggermente sul violetto ed è tracciata sopra a quella funzione rosso marcato, che dà un'indicazione leggermente negativa, che significa che comunque da luglio in poi il mercato, l'S&P, in questo caso il future dell'S&P del mini, sta salendo sì, ma con una tendenziale decelerazione che sta andando avanti da luglio. Questo evidentemente può essere un segnale che significa tutto e significa niente, deve essere ulteriormente confermato poi da altre cose, ma che comunque deve essere opportunamente tenuto in conto come fotografia di riferimento. Quello che è importante è che questa è la parte di momentum che, come avete visto, attesta che il mercato dal punto di vista momentum mensile e poi anche weekly in minor misura è ancora su una fase, come dire, di decisa tenuta. E c'è anche però chi si occupa di analisi ciclica e unisce l'analisi ciclica a quella frattale, che fa osservare come, ad esempio, qui se prendiamo, questo è un altro grafico di lungo periodo, se prendiamo i minimi in verde, indicati in verde, e dunque quello che indico adesso col cursore, il successivo siamo a 73 mesi. Se poi prendiamo questo minimo e lo proiettiamo al mese di novembre, arriviamo pure a 73 mesi. Arriviamo a 73 mesi guardando anche sotto con un'indicazione di accelerazione del movimento direzionale che non è così confermante il movimento in essere che c'è stato sul Dow Jones sino ai tempi più recenti, alle più recenti settimane, che quindi l'ha portato ben al di sopra di 16.000. Ecco, attenzione, se consideriamo l'elemento ciclico e poi lo andiamo a integrare con quello che è l'elemento fattale, in quanto chi si occupa di analisi ciclica fa notare che anche da un punto di vista fattale è opportuno tenere in considerazione, è opportuno tenere in debita considerazione quella che può essere la stima. Ecco, come vedete qui, da un punto di vista frattale, chi tende a a favorire le tematiche di tipo ciclico e anche quello frattale, sostiene che al di là di quello che ho fatto vedere, quindi dei mesi che sono molto simmetrici,
se consideriamo il ciclo dei 45 anni, che è 45 è l'angolo retto di 90 diviso 2, sono, non posso ovviamente dilungarmi molto sulla, intanto sulla, sulle tecniche utilizzate dalla, dagli analisti ciclici, però l'anno, diciamo, il 45esimo anno come anno ciclico ha una sua valenza normalmente, e il 1968 in particolare è stato fatto nel mese di dicembre, dopodiché c'è stata questa fase ribassista abbastanza piuttosto acuta, nel, diciamo, durata diversi mesi. Inoltre intorno al 68 il Dow Jones quotava 1000, 16 volte 1000 sarebbe il, più o meno i valori attuali, quindi che siamo intorno a 16.300. Quindi il frattale del 1968, i 45 anni di ciclo, è tenuto sotto osservazione, ma direi che a mio avviso, se si volesse dare enfasi alla parte frattale, ancora più interessante è quello del 1937. Perché questo? Perché dunque qui veniamo dal crollo del 29, minimo del 32, dal 32 al 37 il mercato si è mosso a rialzo per, vedete, per 5 anni. Ora, perché il 37, diciamo, questo chart frattale ha una particolare valenza e importanza? Perché allora, innanzitutto, premessa, la Fed è nata nel 1913 e nel 23 dicembre di quest'anno ha fatto quindi 100 anni, compiuto 100 anni di operatività. Quindi nata nel 1913, nel 1937, quindi era già ampiamente operativa. Nel 1932 il mercato è arrivato ad un bottom dopo aver perso il 90% dal massimo del 29. Quindi dal 32 in poi la banca centrale ha dovuto porre in essere delle tecniche di politica monetaria, di easing, di facilitazione della ripresa, tale per cui i mercati poi l'hanno recepita allora in maniera favorevole, e fino al 37 sono andati al rialzo. Nel 37, attenzione, è iniziata allora anche la cosiddetta fase di tapering, di cui si parla tanto adesso, oggi, in questi giorni, nelle ultime settimane, da parte della banca centrale, cioè di riduzione progressiva dell'intervento di massa monetaria nel sistema. Voi vedete che da quando il 37 è iniziato questo? Beh, innanzitutto nel 38 c'è stata una fase ribassista molto acuta, ma poi quello che mi interessa è che, a parte ovviamente recuperi veloci, diciamo fasi correttive, rally molto acuti, eccetera, ma il tutto poi si è concluso nel 42 con un bottom rispetto al top del 37 pari a meno 53%. Quindi questo, come dire, chi focalizza e dà importanza estrema all'analisi ciclica e ai ritorni ciclici di tante cose, di tante evidenze, tende a dire come ragionamento: attenzione, quando nel 37 iniziò una fase di tapering da parte della banca centrale, poi i mercati, oltre a soffrire parecchio nell'anno immediatamente successivo, fino al marzo del 38, comunque poi hanno trovato il loro bottom dopo qualche anno, e da lì in poi hanno ripreso a salire in un certo modo, ma per 5 anni sono stati anni di sofferenza. Quindi, all'inizio ho detto, vediamo le diverse ottiche. Momentum vuol dire qualche cosa, analisi ciclica vuol dire qualche cosa, analisi psicologica vuol dire qualche cosa. È chiaro che poi lo sforzo intermarket è quello di fare una commistione del tutto e poi di cercare di trarre delle indicazioni utili in proposito. Se cerchiamo di vedere anche qui, poi tutto il tempo passa velocemente, anche quello che potremmo dire sul future nostro, il FTSE MIB, giusto per avere anche qui una view veloce. Io, come ho detto già nelle scorse sessioni, attenzione prima di, qui è in base weekly, attenzione prima di dare delle indicazioni troppo eccessivamente, nel senso proiezioni a 25.000, per carità, magari ci vuole anche, non sto dicendo di no, ma di ragionare step by step, cioè passo per passo.
E qui vediamo che in coincidenza di una Fibonacci Time 34esima settimana il mercato ha reagito al ribasso, poi c'è stato un recupero delle ultime settimane, è ovvio che il primo target di riferimento rimane sempre questo 19.008/20.000, che è la trend line proiettata dal top a 25.000 e unitamente anche un livello Fibonacci proiettato dai minimi che erano stati fatti nel 2012. Quindi 19.008-20.000 è il livello target di riferimento, quantomeno quello più immediato. Stiamo parlando di una ipotesi di breve periodo. Al ribasso suggerirei, come ho ribadito altre volte, di fare attenzione al livello 17.5. Qualora si dovesse andare sotto 17.5, può cominciare a evidenziarsi qualche problema sui fiori di Casanotto. Io consiglierei anche, come ribadivo nei precedenti webinar, di tenere sempre sotto controllo le banche settori, perché mentre alcuni settori rispetto ai minimi del 2008 sono andati ai massimi del 2007-2008, ai massimi del 2007 sono andati ben oltre i loro precedenti massimi, si pensi alle auto, all'industrial, alla chemical, eccetera, voi vedete che le banche sono qui. È vero che sono ancora qui dove sono, no? Lontanissime dai loro precedenti massimi. Ora, è vero che c'è chi dice proprio per questo ci si deve attendere che le banche abbiano chissà quali capacità di performance nel prossimo anno. Benissimo, però intanto vedete che ci si muove sempre intorno, questo è il future, intorno a 190-200 e lì si rimane, e da un punto di vista del momentum l'inclinazione è piuttosto negativa, diciamo non entusiasmante. Quindi il mio messaggio è, se il mercato deve veramente riprendere italiano, salire in un certo modo, certamente le banche ora più che mai dovranno fare la loro parte. Se questo non dovesse accadere, ma se anzi, come si vede dal momentum, le banche tendono a stare sempre su quei livelli per poi eventualmente svoltare al ribasso, sarebbe allora un segnale da leggere chiaramente in chiave preoccupante. Per quanto riguarda poi una considerazione sull'euro dollaro, dunque l'euro dollaro, anche qui, da un punto di vista strettamente grafico, weekly, voi vedete che 1,3955 e 1,40, se consideriamo la trend line tracciata dal top, sono assolutamente livelli, anche qui stesso discorso dell'S&P MIB in precedenza, cioè è inutile parlare adesso, ora, di target a 1,45 se prima non riusciamo ad andare a sopra 1,3950, 1,40. Quindi, prima chiave di lettura è che deve essere dato l'1,3950, 1,40 eventuale target qualora vi sia le capacità a livello di momento. Devo peraltro precisare che da un punto di vista sia di seasonality sia di correlazione inversa con le commodities, io mi aspetterei che in realtà l'euro-dollaro tenda più a scendere che non a salire, se vado anche a considerare il movimento appunto delle commodities. Già si è visto prima copper, il rane e il CRB future. Se consideriamo ad esempio l'oro, che è oltre valuta rifugio e anche leading indicator per le commodities, ecco, scusate, no, dunque l'oro, prendiamo, ho ripreso la CRB Future, se consideriamo l'oro dal punto di vista del lungo periodo, voi vedete che l'oro al momento continua a dare solo e soltanto segnali tendenzialmente ribassisti. Tentativo di recuperare la prima grossa ondata ribassista sopra 1.400 è fallita. Siamo andati al di sotto di 1.200 e quindi penetrando anche questa gun line decisamente 1.200, dobbiamo per forza di cose leggere adesso il 50% rispetto ai minimi del 99, che è appena sotto a 1.100, quindi il target attuale sembra posizionato appena sotto a 1.100. Va da sé che se questo target per qualsiasi ragione venisse bruciato via, andremo a leggere il successivo a 900. Comunque,
diciamo che le indicazioni che vengono da qua non sembrano favorevoli ad un discorso gold in primis e commodities in secondo luogo. Se guardiamo anche le cosiddette commodity based currency, cioè le valute molto basate sulle commodities, come possono essere, come sono anzi, il dollaro australiano, il real brasiliano e il dollaro canadese, come vedete, al di là di un pullback che ha molto il sapore di pullback, il trend è di tipo molto distributivo, cioè molto improntato al ribasso tendenziale, e ovviamente questo è sintomatico pure del fatto che non, come dire, il messaggio implicito sulle commodities è di non grande aspettativa. Va peraltro detto, per dovere di analisi, che se noi prendiamo questa analisi in termini di momentum e dal punto di vista grafico, anche questo tratto da Essignal, quindi dall'Advanced Get, questo è l'euro-dollaro, voi vedete che in realtà sempre con quella configurazione di tipo MOB, quindi con quella potenziale resistenza in area 1,40 tracciata dalla barra rossa e azzurra, e teoricamente potrebbe esserci in formazione una cosiddetta cup with handle, cioè coppa con manico. Ora, tenete presente che la cup with handle è una configurazione statisticamente abbastanza significativa quando si va al breakout, cioè quando c'è una rottura. Allora, se ci fosse effettivamente una rottura decisa sopra 1,40, doverosamente, al di là di tutte le considerazioni fatte sulla seasonality, sulle aspettative, sulle commodities e quant'altro, dovremmo dare come chiave di lettura del mercato, quindi il mercato vuol fare, che rompendo 1,40 il target della cup with handle sarebbe effettivamente almeno in area 1,45. Ma se questo non dovesse verificarsi, e in questi giorni almeno siamo intorno all'1,36, 1,37, quindi se non si dovesse effettivamente verificare questo breakout della pattern sopra 1,40 in modo deciso, come ho detto prima, in chiave squisitamente intermarket, quindi seasonality barra commodities, la mia tendenziale propensione in termini probabilistici sarebbe più in favore di un rafforzamento del dollaro e quindi conseguentemente di un indebolimento dell'euro. Però, ripeto, alla fine il mercato ha sempre ragione e quindi non va assolutamente trascurata questa formazione weekly in corso, che potrebbe perfezionarsi sul breakout di 1,40, poi invece potrebbe assolutamente risultare nulla, vana, qualora si cominciasse a scendere sotto livelli tipo 1,35, 1,34. Consiglierei anche, come monitoraggio del dollaro intermarket, un'occhiata ogni tanto anche al live cattle, future live cattle, cioè il bestiame vivo, che statistica alla mano è una delle più delle materie prime più inversamente correlata al dollaro. Infatti vedete, tanto si indebolisce il dollaro e tanto tende a salire il live cattle. Qui siamo vicino ad un livello resistenziale. Un livello resistenziale, vedete, anche con un momentum che sembra essere piuttosto declinante. Ora, anche qui, giusto per avere un'informazione intermarket in più, se dovessimo andare verso un deciso breakout, la chiave di lettura è che andiamo al breakout del light cattle e mi aspetto quindi che il dollaro si indebolisca ulteriormente, quindi a questo punto in chiave euro-dollaro mi aspetto che si vada verso 1,40. Ma sopra 1,40, direzione 1,45. Ma se invece questa dovesse essere una doppia resistenza con incapacità di penetrare al rialzo, anche il light cattle mi potrebbe dare un segnale implicito che effettivamente l'euro-dollaro ha fatto quello che doveva fare in area 1,39 e adesso è pronto ad una fase viceversa ribassista. Per concludere, siccome mancherebbe poco, diciamo, si può dire questo. Allora, avrei voluto far vedere anche altre cose riguardo i mercati emergenti, mi riprometto di farlo vedere prossimamente nei webinar a gennaio, credo intorno alla seconda o alla terza, quindi per chi vorrà seguirli faremo qualcosa sempre di un'ora, ma magari cercherò di dare spazio anche agli mercati emergenti. Allora, che dire di quanto si è detto fino adesso?
Innanzitutto, attenzione al cosiddetto January Barometer, cioè il barometro di gennaio, che è ovvero la statistica ciclica secondo cui la chiusura del mese di gennaio tenderebbe poi ad orientare il resto dell'anno da un punto di vista di un primissimo indicatore ciclico. È chiaro che ha una sua valenza circoscritta, però statisticamente ha avuto dei riscontri nella storia, anche già dal 1950, molto comprovanti, quindi già un primo elemento di analisi di attenzione è vedere come evolve gennaio e come chiude il mese di gennaio. Secondo, altra statistica di gennaio, di norma se si registra un top significativo, questo accade entro la terza settimana del mese, mentre se il mercato tende a tirare sino alla prima di febbraio, pur con inevitabili correzioni ovvie, poi tende sostanzialmente ad essere comunque brillante sino al periodo estivo. Anche questa è una considerazione, un'analisi di tipo statistico, ovviamente può confermarsi, può non riconfermarsi, però ve la do come riferimento, cioè che se deve esserci un top significativo, normalmente a gennaio si consuma entro la terza settimana di gennaio. Infine, qualche livello dell'S&P. Se confermiamo livelli superiori a 1830, quindi andiamo in maniera confermata sopra 1830, diciamo, guardiamo come primo livello 1009 sicuramente. Prime preoccupazioni se si scende al di sotto di 1730 e attenzione invece a 1650, perché qualora il mercato per X ragione dovesse andare al di sotto di questo valore, ogni ipotesi potrebbe essere possibile, anche quella del panic selling. Da ultimo, come ottica prospettica 2014, a livello di ciclo presidenziale americano, ci troviamo, questo è il secondo anno, il cosiddetto anno di midterm, quindi il secondo anno, ed è un anno che si caratterizza storicamente per possibili bottom, anche significativi, soprattutto nel mese di ottobre. La storia, diciamo, recente evidenzia che appunto nella fase nel corso del secondo anno midterm del ciclo presidenziale, e particolarmente concentrati in autunno, si sono verificati bottom anche significativi, si pensi per tutti a quello del 2002. E poi, ultima informazione, anche questo da prendere statisticamente, sovente gli anni con il numero finale 4, tipo numero appunto 2014, si sono caratterizzati come anno di matrice bear, cioè di matrice ribassista. Anche questa ve la do come informazione di tipo ciclico, che ovviamente potrà essere confermata o non confermata, lo si vedrà, ma è un dato di fatto che se noi prendiamo gli anni 1914, 1934, 64, 74, 84, 94 e 2004, la loro configurazione, la loro evoluzione in termini di trend è stata di matrice ribassista. Con questo concludo, ringrazio tutti per l'attenzione e, come ho detto prima, invito tutti coloro che sono interessati all'analisi Intermarket ai webinar che verranno, che riprenderanno e che saranno tenuti nuovamente dall'inizio del 2014, verosimilmente credo intorno alla seconda o terza settimana di gennaio. Comunque tutti riceveranno debite informazioni riguardo alla giornata in cui si terrà effettivamente il webinar. Quindi ringrazio ancora tutti della cortese attenzione e quindi spero a risentirci a presto. Grazie.